calcio 365 giorni all'anno. Qui il calcio è molto più che uno sport, è un caleidoscopio di emozioni, passioni e colori. Oggi però il colore dominante a far da sfondo a questo evento, per la verità, è il grigio delle nubi. Vedremo se porteranno pioggia. Se lo faranno, il risultato di questo incontro potrebbe diventare ancora più imprevedibile di quanto non sia già. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Maradona. La butta via e fa respirare la difesa. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Enrique. C'è la palla lunga, in avanti. Burruchaga. È arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Tocco prudente al portiere. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Müller raccoglie un passaggio dalle retrovie. Lungo passaggio in avanti. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Mette il turbo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Müller la mette in avanti. Cerca il passaggio profondo. Riceve in ottima posizione. C'è il tiro! Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminato. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione. Non li hanno fatti passare. Occhio al tiro! Müller. Provano a ripartire da dietro. 30 minuti sul cronometro. Riddle si fa vedere per ricevere. Reuter. Tocco preciso. Buon lancio. E trova bene il compagno. C'è il cross. Salta e colpisce in testa. Apre le manche a due. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si ricomincia dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Riceve la palla, ottima pressione la sua, palla recuperata. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Maradona prova centralmente. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Punizione, manca poco allo scadere, devono approfittarne. Maradona! Che gol, signori, che gol! Questo è un gol stupendo, stupendo! Un gol alla fine del primo tempo è l'ideale per andare sereni negli spogliatoi. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. È stato un bel primo tempo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione e ripetizione su entrambi i fronti.
un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo, si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Ed ecco che inizia il secondo tempo. Maradona. Kohler. Scodella in avanti. Matheus. La conclude. È un grande riflesso qui. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. La prende piena. E il portiere c'è. Reuter. Pallone lungo, in verticale. Maradona ha già segnato in questa partita. Riceve in area. Cerca il tiro. Ce l'hanno fatta. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Riddle. E passa, riceve, prova il tiro e c'è la rete. Raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Hanno ritrovato la parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Può colpire! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Vediamo se può capitalizzare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Maradona. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tentano il tutto per tutto alla ricerca di un gol in zona cesarina. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Ottimo il fraseggio. L'appoggio sulla fascia. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto... Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Bell'intervento difensivo. C'è la palla lunga in avanti. Riddle. Allontana il pallone. Sceglie di battere corto. Sulla fascia, è libero. Deve metterla dentro adesso.
e Toppi cerca il portiere Luce di mano. Fischio dell'arbitro che chiude la partita. Avevano sfiorato, hanno sfiorato di fatto la rimonta perfetta, ma è finita in parità. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare, molto equilibrata. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza.